Bentornati a questa nuova parte di Sonic Unleashed. Siamo qui ad Empire City, che praticamente, come sapete, è New York. E dobbiamo tornare dal professor Piccolo. Ma prima prendiamo qualche souvenir, perché sapete com'è il professore. Lui vuole sempre souvenir. Quindi compriamo. Vediamo un po', prendiamo la cornice. Sì, grazie. E poi la bandierina. Non penso che il resto siano souvenir. Quindi, se non c'è altro, no. Ok, perfetto. Possiamo tornare alla mappa di gioco e poi tornare a Shamar dal professore, ovviamente. Ok, eccoci qua. Bene, andiamo a Shamar. Ora dobbiamo andare dal professore, quindi andiamo dal laboratorio. Anzi, fammi controllare un attimo Wentos. Ah, sei tu! È bello rivederti, sì? Grazie per essere passato! Compriamo. Tovaglia di pizzo. Allora, tutto il resto mi sembra una cosa abbastanza standard. Ma mi attira la tovaglia di pizzo. Quindi compriamola. Non si sa mai. Chissà quando ci rivedremo, eh? Meglio comprare ora, sì? Ci vediamo in giro da qualche parte. Abbiamo guadagnato pure un trofeo per aver comprato da Wentos. Il che è positivo. Ora facciamoci strada. Ciao Amy. Salve, prof! Sonic! Sonic, ragazzo mio, ho fatto un'altra scoperta. I manoscritti accennano a un tempio nell'area di Adabat. Sai come arrivarci? La mappa del mondo dovrebbe indicarti la posizione. Molto bene, amici miei. Piazziamo un altro Chaos Emerald nel suo tempio. Ah, e un'altra cosa. Sonic, dovresti poter raggiungere nuove aree di Shamar e Empire City adesso. So che hai molto da fare, ma perlustreresti quelle zone, per favore? Bene, allora. Hai qualche altra domanda? Si tratta dei souvenir, prof. D'accordo. E come posso aiutarti con i souvenir? Consegniamo i souvenir. Cominciamo con la tovaglia di pizzo. Grazie, lascia che ti dia un suggerimento per ripagarti. Sonic, hai notato che i colori dei nemici nella fase di Tails, difesa tornado, corrispondono al loro modo di muoversi? No, sinceramente non l'avevo notato. A proposito di colori, gli elicotteri d'oro valgono molti punti. Ah, quasi dimenticavo, ho un regalino per te, ragazzo mio. Ecco, prendi questo, è una medaglia sole. Oh yeah, finalmente. Non sentirti obbligato, ma non vedo l'ora di ricevere il tuo prossimo souvenir. Diamogli la cornice. Grazie, lascia che ti dia un altro piccolo suggerimento per ripagarti. Dopo aver lanciato un nemico in aria, puoi colpirlo con una combo aerea. Nessun altro nemico ti darà fastidio nel frattempo, credo. Non vorrei essere al posto del nemico che si becca quelle mazzate. Bandierina. Grazie, lascia che ti dia un suggerimento per ripagarti. Quando parli con la gente del villaggio, a volte ti chiederanno di procurarti qualcosa. A seconda dell'oggetto, potrai acquistarlo al negozio o scoprire chi ne è in possesso. Potresti anche trovarlo all'entrata, per cui stai in guardia. Modellino. Grazie, lascia che ti dia un suggerimento per ripagarti. I miei strumenti indicano che uno dei muri sul percorso è fragile. Sembra che nasconda un passaggio segreto. Vale la pena controllare, no? Cerca i due pupazzi di neve. Non puoi non vederli. Ah, quasi dimenticavo. Ho un regalino per te, ragazzo. Ecco, prendi questo. È una medaglia luna. Non sentirti obbligato, ma non vedo l'ora di ricevere il tuo prossimo souvenir.
Secondo la mia analisi, esistono 55 tipi di nemici. Che paura! Ma scommetto che sarai un vero duro quando sfoggerai tutta la tua bestialità, eh? Ah, quasi dimenticavo. Un regalino per te, ragazzo. Ecco, prendi questo. È una medaglia sole. Non sentirti obbligato, ma non vedo l'ora di ricevere il tuo prossimo souvenir. Bandierina, speriamo di ricevere un'altra medaglia in generale. Ci sono 45 tipi di souvenir in totale. Forse raccogliendoli tutti avrai delle ricompense speciali, eh? Da me. Hai capito? Raccoglili. Sono ansiosa di vedere cosa mi porterai. Forza! Finiti, prof. Mi spiace. Non importa. No, 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 ci vediamo. Grazie, prof, grazie. Devo andare. Sì, lo so. Adios. Bene, è giunto il momento di tornare a Empire City perché Ada Battle la faremo la prossima volta. Una delle prossime volte, ecco, non necessariamente nella prossima parte. Quindi torniamo a Empire City. Eccoci qua di nuovo. Andiamo all'hub dei livelli. Come sapete, adesso è il momento di fare il livello di giorno di Empire City. Quindi raggiungiamo l'entrata. Ok, centriamo bene questo launcher. Benissimo. Eccoci qua, Skyscraper Scamper, atto 1 di giorno. Giochiamo. Partiamo subito. Questo livello mi piaceva tantissimo. Era uno dei miei preferiti. Però diventando un po' più bravo a giocare, mi sono reso conto che non è questo granché. Stiamo attenti qua. Ovviamente tutti i livelli di giorno sono fantastici, quindi questo diciamo che è il peggiore tra i migliori livelli. Ecco. Ci sono un mucchio di scorciatoie in questo livello, quindi lo rendono molto molto corto. Ma non per questo lo rende più accessibile, ecco. È molto semplice, ma è difficile uscire indenni dal livello senza essere colpiti. Ora cercherò di tagliare la strada. Non ci sono riuscito perché non si è sfondata la vetrata, mannaggia. Passiamo di qua. Che è una strada leggermente più lenta. Però, che ci vuoi fare? Andiamo. E ora corriamo sul ponte. Facciamo anche attenzione alle onde del robot, perché i laser non mi preoccupano così tanto, ma quelle onde a terra sì. Altri robot. Qui è molto più semplice però. Basta stare solo attenti all'elettricità per terra, ma per il resto è praticamente un'autostrada. Nel vero senso della parola, quasi. E rail! Passiamo di sotto. Ora prenderemo una scorciatoia adesso. Medaglia sole. E voilà, siamo praticamente alla fine. Hop, hop. E
Preso e finito. Come vi ho detto, è molto veloce, molto semplice. Però la cosa che mi è piaciuta è che siamo riusciti a uscirne indenni, senza essere colpiti. E abbiamo preso anche un S. Abbiamo preso molte medaglie, quindi sono contento. Ma con uno cosa voglio potenziare? Niente. Dai, va bene, teniamocelo per le prossime parti. In ogni caso, in Empire City non c'è un tempio di Gaia, perché... non lo so, non ne ho idea, ma non c'è. Infatti questa zona non è neanche presente nella versione Wii, il che è strano, ma non sono io che faccio il gioco. Quindi, volevo completare Empire City in questa parte, in modo da poterci concentrare su Shamar e il suo tempio nella prossima. Perciò, direi di finire qui la parte. Mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate per il feedback, condividete per far crescere il canale. Noi ci rivediamo qui alla prossima parte di Sonic Unleashed, e quindi non mi resta che salutare. Ciao ciao!